da Castenedolo per giocare a carta bianca. Giochiamo a carta bianca? Sì. Sì. Giochiamo a carta bianca. Grazie. Lei chi è? Si presenti. Vincenzo De Luca, noto malvivente del regno delle due Sicilie. Grazie della carta bianca. Io le chiedo quale sia il suo nonostante PD. Qual è la sua novità? La domanda è un po' complicata, ma allora me la fa più semplice. Certo. Si ricandida per le prossime regionali? Faremo quello che è utile per la nostra comunità, senza guardare in faccia a nessuno. Punto. E come segretariato del partito? Ma vediamo, vediamo. Se lavorasse qualcuno a costruire il partito sarebbe molto meglio. Forse un po' faticoso. Gli attuali dirigenti sono abituati a parlare, a fare slogan, tweet. La costruzione di un partito è un lavoro complesso, faticoso, che richiede tante caratteristiche. La prima è la capacità di dirigere. Capacità di dirigere significa studiare le cose, significa avere umiltà, coraggio, determinazione e significa soprattutto in un momento come questo lavorare per creare una maggioranza alternativa che oggi non c'è. Lei ipotizza che ci sia un'Italia Viva che si possa unire a un PD per le europee? Non mi pare, però non mi faccia domande elettorali perché sono il meno adatto. Non capisco tutte queste frastole che stanno facendo. Dicono, a Salerno la chiamavano lo sceriffo, perché lei in prima battuta scendeva a fare le multe. È vera questa leggenda? No, non le multe. Scendevo a togliere di mezzo gli spacciatori e gli sfruttatori di prostituzione che erano arrivati nel centro della città. E diciamo, vanto il primato di essere stato il primo amministratore a dire che la sicurezza oggi è un bisogno primario, soprattutto per la povera gente, perché chi vive nei quartieri alti, nei centri storici, a Prati, a Posillipo, se ne infischia di questi problemi. Il problema della sicurezza riguarda chi vive la propria vita sociale nei quartieri, nelle ville comunali. Questo è un tema che non è ancora entrato nella testa dei dirigenti del PD, è uno dei tanti vuoti programmatici. Grazie. E abbiamo cominciato a rovinarci la vita. Nella politica si può mettere anche la mano in pasta.